Adesso verso il centro della display line e ci permette così di presentarvi i tre piloti cardine di tutta la formazione, il vertice del diamante, il pony numero uno, il maggiore Mirko Cappelli al centro, circondato dai suoi colleghi, pony numero 6, il capitano Mattia Bortoluzzi, chiude la coda del diamante, il nostro solista. Allora per loro 10, MP 339 delle frecce tricolori, fumo bianco, vanno su, dritti, in alto, nel cielo, pronti per la prima grande apertura! Però i velivoli alla vostra destra, il solista si allontana, lascia spazio sul palcoscenico ai 9 velivoli della formazione principale. Voi preparate le macchine fotografiche per la prima incredibile fotografia. 3, 2, 1, foto ora! E sono 3 le parole magiche del volo delle frecce tricolori. La prima è l'apertura o separazione, la seconda, l'avete vista, è l'incrocio, la terza è il ricongiungimento. 5 velivoli a disegnare un gigantesco looping qui sulla destra, 4 velivoli guidati da pony numero 6 per un mezzo 8 cubano. Devono ricongiungere nel più breve tempo possibile. 9, MP39, si allontanano tutto alla vostra destra, voi invece puntate gli occhi a sinistra, sull'asse della display line a oltre 650 km orari arriva il solista e allora compiamo insieme a lui. Pronti? 1, 2, volo rovescio, 3 e 4, era il tonneau in 4 tempi. Tonneau è una parola di origine francese che significa forte o barile. L'aeroplano singolarmente l'effettua così sull'asse longitudinale, ma da destra a sinistra arriva la formazione principale, fumi bianchi per il tonneau a botte delle frecce tricolori.
Rilascio e riduco. Ed era la voce del capo formazione, il suo rilascio e riduco, 750 metri di quota a testa in giù per il tonno a botte della formazione principale. Se no le velivoli sono a sinistra, voi invece puntate gli occhi alla vostra destra, direzione del porto di Reggio Calabria, ancora una volta sull'asse della display line, quasi 700 km orari per il solista. Allora ancora una volta per lui, fumo bianco e volo rovescio. Torno sul centro della display line e ancora volo rovescio. E poi su, su, dritto nel cielo per questo pull up negativo. Questa volta solista a sinistra, ma anche formazione principale a sinistra, sarà il verde, il bianco e il rosso presentato dal capo formazione. Via, onda, via! Tondo! Ed è la manovra del ventaglio con il tondo, la rotazione di tutti i grecai e poi come due moduli lunari che si staccano l'uno dall'altro, l'Apollo 313. 313 è il numero ufficiale delle frecce tricolori, 313° gruppo addestramento acrobatico, un gruppo operativo dell'aeronautica militare dove i piloti si addestrano proprio per rappresentare la professionalità e i valori di tutta l'aeronautica militare. Dove nemico, l'entratore che si allontanano, voi non fatevi distrarre, puntate gli occhi a sinistra, 650 km orari per disegnare 3 km di pista. Contiamo insieme al solista. Pronti? 1! Arriva, 2, 3, sul centro della display line, 4 e 5, ancora una volta 5, tonno, 5 rotazioni sull'asse, 12 secondi, 3 km a oltre 650 km orari. Lui si allontana, davanti a voi invece sul centro con la Sicilia che fa da sfondo a questo azzurro cielo di Reggio Calabria, prenderà vita la manovra acrobatica più giovane nel repertorio acrobatico delle frecce tricolori e anche quest'anno ve la vogliamo raccontare con le parole di questa indimenticabile canzone. Delle due sezioni, questa volta con il fumo colorato, loro nel frattempo ricongiungono, voi però guardate ancora una volta a sinistra. Arriva il solista, per lui ancora una volta una rotazione sull'asse, fumo bianco e tutto a sinistra. Per lui mirata finale, positiva oltre 7,5 positivo, pensate in questo momento tutto pesa oltre 7 volte il peso che avrebbe sulla terra, lui disegna così questa O completamente in orizzontale, chiude la sua snider positiva, volo rovescio, pulla negativa, oltre 3G negativi, differenza in valore assoluto, oltre 10G. Lui si allontana, voi ancora una volta puntate gli occhi alla vostra destra, sta tornando la formazione principale a presentarci Boni numero 4, Boni numero 5, col valore 3, 4, 5 bianchi, bianchi, 4 e 5 a posto, via.
500, mentre a testa in giù vogliamo regalare a tutta Reggio Calabria il tonno, il looping a calice delle frecce tricolori. Ed eccolo il calice delle frecce tricolore alla vostra sinistra che si allontana, nel frattempo ancora una volta tutta la vostra destra arriva il solista a presentarci la manovra acrobatica più complicata nel suo programma. È un tonno lento, lui quasi accarezza i comandi del suo cavallo d'acciaio a dimostrare ancora una volta la grande maneggevolezza di questo addestratore. Dopo un tonno del solista lì a sinistra, questa volta da sinistra verso destra, un altro gigantesco tonno della formazione principale. Capoformazione 26230 2600, i piedi di quota, quindi circa 900 metri, 230 i nodi, la velocità circa 450 km orari. 9 che si allontanano dal centro, arriva il solista, per lui virata Snyder negativa, lui è letteralmente spinto fuori dal suo aeroplano a disegnare ancora una volta col fumo bianco il semicerchio di questa Snyder negativa. Lui si allontana, puntate invece le macchine fotografiche davanti a voi verso il centro della display line, poco sopra rispetto all'unità della guardia costiera, prende vita una delle manovre acrobatiche più famose del programma acrobatico delle frecce tricolori, con una strepitosa linea davanti da 5 e poi 3 e poi 1, ancora una volta la magia del verde, del bianco e del rosso. Signore e signori, l'Arizona delle frecce tricolori. Centro dei fumi bianchi delle due sezioni, arriva il solista a dire sì, è arrivato il momento per un'altra grande apertura, un'altra grande separazione, questa volta 4 a sinistra, 5 alla vostra destra, e allora vogliamo regalare oggi qui a Reggio Calabria 24 maggio 2015 il nostro grande, grandissimo abbraccio per tutto il pubblico reggino. Voi preparate ancora una volta le macchine fotografiche e la grande abbraccio delle frecce tricolori. 3, 2, 1, fondo, ora! Che va su, dritto in alto nel cielo, fino a quando la forza del motore del suo MD339 non viene vinta dalla forza di gravità. Lui arriva, si ferma in piedi sull'orizzonte, signore e signori, la campanata del solista delle frecce tricolori. Esattamente al centro. Nome tecnico per questa manovra bullseye o centro del bersaglio. A noi piace ricordare sempre l'arco e le frecce, simbolo della caccia militare, simbolo dei reparti da cui provengono tutti i piloti delle frecce tricolori, che oggi vogliono dedicare i piloti di ieri a quelli di oggi, ma soprattutto ai giovani piloti di domani. 9 velivoli che si allontanano alla vostra destra, voi puntate invece gli occhi a sinistra, fumo bianco per il solista, su, ancora una volta dal centro, per lui 2 rotazioni complete sull'asse, fino a quando improvvisamente silenzio. Questo è uno dei pochi jet al mondo in grado di realizzare questa manovra, e allora è arrivato il momento
onorato di presentarvelo dopo una lunga esperienza come gregario delle Frecce Tricolori. Debutta per la stagione 2015 il nuovo solista delle Frecce Tricolori, il capitano Filippo Barbero. Perché ancora una volta la voce del capoformazione, direzione Porto di Reggio Calabria, verde, bianco e rosso. Colorati? Bianco. E 30 con la 3. Interno? Bianco. E io sto provando, non c'è niente. Esterno? Bianco. C'era la parola del doppio ventaglio con il tornone delle gare interne, esterni, cambio di configurazione su a 1500 metri a testa in giù a piramidone. Signore e signori, sta per prendere vita la manovra acrobatica delle Frecce Tricolori più famosa al mondo. Da destra verso sinistra arriva il solista. Signore e signore, l'apertura della bomba! Meno 5, 4, 3, 2, 1, allora! Meno 5, 4, 3, 2, 1, andiamo su! 5, velivoli a sinistra, 4, velivoli alla vostra destra, scegliete uno dei 5 guidati dal capo formazione, oppure uno dei 4 alla vostra destra, guidati da Pony numero 6, loro puntano e invertono il loro volo rovescio, voi invece puntate le vostre macchine fotografiche verso il centro della display line, siamo davvero circondati. 5 da sinistra, 4 da destra, signore e signori, l'incrocio mozzafiato della bomba! Mozzafiato per eccellenza, ancora una volta 5 velivoli a destra a disegnare un gigantesco looping, 4 velivoli qui più o meno sul centro della display line per questo mezzo 8 cubano, tutta potenza al motore dell'MP339 per lasciare spazio al solista che dalle vostre spalle lì a destra viene a presentarvi le due manovre acrobatiche fondamentali. La prima abbiamo imparato a conoscerla, è un tonno, lui divenirà l'interno di una gigantesca botte con il fumo bianco del suo MT339 Pan, arriva su in alto, volo rovescio, ma c'è qualcosa di strano. Luci accese, carrello estratto, configurazione di atterraggio per il nostro solista che vuole però così dimostrare la grande manichevolezza di questo addestratore, questo italiano. Lui vuole così regalarvi ancora un altro incredibile looping su a oltre 1500 metri di quota, fumo bianco, looping del solista. E mentre il solista si allontana verso la vostra sinistra, vi vogliamo raccontare quello che dicevamo ai nostri appassionati qualche anno fa. In volo manteniamo le distanze, a terra ci piace sempre il contatto con la gente, e allora scoprite anche voi qual è la distanza in volo dei 9 MB339 delle Frecce Tricolori che arriveranno qui con una virata Schneider o a lama di coltello. Voi preparate ancora una volta le macchine fotografiche, li vedete lì al centro, da destra verso sinistra, pronti? 3, 2, 1, foto, ora! Siamo alle battute più intense di questi 25 minuti di volo acrobatico, ancora una volta il fumo bianco da sinistra, la luce accesa, il carrello estratto, ci preannuncia l'arrivo del solista. È la manovra acrobatica che lo ha reso famoso in tutto il mondo, questo lunghissimo serpentone bianco che si anima dal mare di Reggio Calabria. Salutiamo il volo, e lui si arrampica ancora su
a poco di questi 25 minuti di volo acrobatico, e lo vogliamo fare regalandogli ancora una volta il tricolore più lungo del mondo, e ancora oggi lo vogliamo fare con le parole indimenticabili del maestro Luciano Pavarotti. Sto riprendendo alla cieca. Alla cieca. Trascorso in questa meravigliosa regione con il rischieramento proprio sull'aeroporto di Reggio Calabria. L'appuntamento sarà già dalla settimana prossima sul lungomare di Alba Adriatica, poi a seguire per una lunga stagione che si concluderà proprio a Rivolto, la casa delle frecce tricolori, il 5-6 settembre 2015. 55 anni di frecce tricolori, una lunga tradizione acrobatica collettiva tutta italiana che quest'anno festeggia appunto la sua 55esima stagione acrobatica. Voi però salutate tutti i piloti delle frecce tricolori, agitate tutto il lungomare di Reggio Calabria, questa volta da destra a sinistra, signore e signori, le frecce tricolori. Bandiera, lo permetteteci ancora di ricordare la solennità della giornata odierna con proprio il minuto di silenzio che è stato tenuto all'inizio verso le 15 proprio in ricordo del 100° anniversario dell'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale. Allora noi vogliamo dedicare questo tricolore proprio a chi prima di noi per questo tricolore ha offerto la vita. Delle frecce tricolori non finisce qui, ovviamente venite a visitare il sito ufficiale dell'aeronautica militare, aeronautica.difesa.it. Siamo presenti anche sui principali social network, Facebook e Twitter, Italia Airport e Frecce Tricolori. Signore e signori, a nome dell'aeronautica militare, grazie, grazie, grazie. Grazie dell'applauso. Grazie a tutti per lo spettacolo meraviglioso, ti prego, riserviamo un ultimo applauso a tutti i personaggi che ci hanno aiutato oggi affinché questa manifestazione riuscisse così bene. Adesso ci sarà una sorta di passerella di tutte le unità navali che hanno collaborato in questa splendida giornata. La collaborazione è stata di un paio di giorni, vedendo i fratelli che piano piano si stanno posizionando.
Ok, sarà andato tra poco, ci sarà questa lunga passerella. Ti chiedo di pazientare 5 minuti e ti chiedo anche di fare un grosso applauso. Ti ricordo, tutto riesce bello, è bello vedere la panna, è bello vedere tutto, ma ti ricordo, ci deve essere tanta tanta gente che dietro lavora. Quindi ringrazio tutti, il telegruppo che ci permette di parlare con voi, ringrazio la Guardia Costiera, tutti i componenti dell'ordine pubblico, la prefettura. E non infine, ma un ringraziamento particolare va all'aeroclub dello Stretto, questo piccolo aeroclub fatto da veramente grandi appassionati che alla fine riescono a fare una manifestazione così grande. Ringrazio nuovamente il nostro direttore generale, lo prego di portare i nostri ringraziamenti anche al presidente dell'aeroclub per aver permesso alla nostra città di godere di un pomeriggio così spettacolare. In fondo a sinistra, a sud della nostra location, vedete che con inizio la motovedetta della Guardia Costiera. Volentieri è un modo anche per salutare e ringraziarvi. Vi prego, facciamo un applauso anche allora ai nostri attori in mare. Stare noi a terra ce l'abbiamo potuti, loro in mare, credeteci, non stavano tanto molto meglio di noi. Eccoli che passano, eccoci, vanno anche a vedere un saggio della manovrabilità di questi mezzi, che purtroppo ultimamente conosciamo molto bene perché li vediamo spesso operare nel nostro Mediterraneo meridionale. Questa è l'unità dei sommozzatori della Guardia Costiera di Messina, la Polizia di Stato. Stanno seguendo altre, non è che sono in ritardo, ma che erano lontani e si stanno ricongiungendo. Abbiamo anche dei battelli che vengono da Messina. Ok, capite anche un po' di entusiasmo dopo essere stati loro 4 ore in mare fermi. Stanno un po', diciamo, anche con le gambe. Quindi per capire il loro entusiasmo. Ecco che passa adesso. Dal colore, ecco la motovedetta della Guardia di Finanza. Riapprofitto per ringraziare il gruppo aeronavale di Vibo Valentia e il comando provinciale della città di Reggio per il contributo che hanno voluto dare a questa manifestazione, sicuramente un contributo di valore. Continuiamo a avere la stessa passerella, un'altra motovedetta della capitaneria di porto, forse quella di Messina, no? Io faccio accanto a me, da ufficio operatore della capitaneria, il comandante Parisi, mi conferma che questa unità è l'unità della capitaneria di porto di Messina, la Guardia Costiera, come che si voglia. No, questa è la 558 di Reggio Calabria. Ok, si saluta, sicuramente tra il pubblico ci saranno anche le famiglie. Io voglio dire a tutti coloro che oggi hanno partecipato, se stanotte in camera dei vostri bambini sentite del rumore, non vi preoccupate, sono i bambini che stanno imitando le frecce di colore, fanno il rumore dell'aereo e vi vedrete pilotare. Sapete, quei ragazzi che sono tutti degli anche 30 anni, probabilmente hanno cominciato così, hanno cominciato vedendo questi ragazzi volare e appassionati. Ecco, da 2097 di Reggio, vedete quante unità, non li avevate viste tutte, ma erano tutte sparse per il mare, perché per evitare che le navi passassero da qua, c'erano tutti, questa è la CP852 della Guardia Costiera di Messina. Ecco un compone. Ok, probabilmente questo non lo riconosciamo bene per la protezione civile. Ok, ecco il nostro obiettivo grande, la motovedetta del gruppo aeronavale di Vibo Valentia. Mi auguro che il comandante ci senta, comunque noi siamo perfettamente in contatto e vi stiamo ringraziando. Grazie.
tutte le unità in mare che stanno facendo la passerella, il direttore della manifestazione, ringrazio per l'ottimo lavoro, veramente qualificante lavoro e per il voto del servizio. Io personalmente e l'aeroporto dello stesso, la Italia vi ringrazio. Ok, era doveroso anche il mio ringraziamento a questa città che della Federazione Vela che hanno dato veramente un contributo notevole per il posizionamento dei bersagli e delle moto. Ecco un'altra unità della Guardia di Finanza. Ok, di nuovo la polizia, di nuovo grazie a tutti, ripeto, non vi preoccupate, il rumore dei vostri bambini sono le frecce tricolori stanotte, sogneranno anche i vostri figli. Grazie a tutti della splendida città di Reggio e non vi do un appuntamento, scriviamo 201, punto interrogativo, ma lo riempiremo perché c'è uno davanti. Grazie a tutti.